Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su LEGO Dimensions per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio avevamo iniziato il level pack Midway Arcade. Avevo terminato alcuni di questi retro game. Stavamo cercando di sbloccare l'ascensore. Oggi direi di completare questo level pack e direi di iniziare da questa stanza qua che l'altra volta avevamo skippato. Ok. Questo che caspita è? Guardalo! Guardalo! Aspettate che non sono riuscito a leggere. Sto cercando di eliminare questo qua. Quanto è grossa sta stanza? Allora aspettate, eccolo qua. Poi beviamo. Perfetto. Vieni qua. Perfetto. Ok, il primo l'abbiamo sconfitto. Dov'è? Eccolo qua. Ok. L'abbiamo sconfitto? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Ok, boom, l'abbiamo sconfitto, allora va bene così. New games. Che caspita è, aspettate, solo i personaggi come quello lì di Lego Ninjago possono vedere attraverso le pareti Lego verdi. Ah, abbiamo anche Supergirl, perfetto, allora usiamola. Ok. Vieni qua, Supergirl. Vai. Ok. Sì, avrei potuto utilizzare anche Gamer Kid, eh. Però va bene così. Che caspita è quell'affare? Sembrerebbe una specie di uovo. Ah, ok, no, ci ha sbloccato un oggetto extra. Poi prendiamo il cabinato. I nostri limiti. Ah, però aspettate, dobbiamo ripararlo. Vediamo se Gamer Kid può ripararlo. No. Allora ci serve. Vediamo Emmet se può far qualcosa. Ok, fammi dare un'occhiata alle istruzioni. Sì, grandissimo Emmet. Perfetto, ragazzi. Vai, fatti una partitina. Defender 2. Ok, vediamo se è quello che penso che sia. No, è diverso. È molto più... Aia, sono già esploso. È molto più, diciamo, evoluto. Nel senso che ci sono più oggetti. Ok, siamo riusciti a ottenere la medaglia di bronzo. Cos'è quell'affare lì? Ah, un buco nero. Che spettacolo. Ok, beh, direi che comunque possiamo terminare qua. Abbiamo ottenuto la medaglia di bronzo. Ok, siamo usciti. Ve l'ho fatto vedere comunque velocemente. Direi di proseguire da questa parte di qua, naturalmente. E ce ne mancano ancora due. Allora vediamo se sono questi qua. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Brava Supergirl. Cos'è sta roba? Sono dei barili. Oh, si è schiantata finalmente. Forse si è schiantata, eh. Ma va, è ancora lì. Viva e vegeta. Però c'è qualcosa da costruire qua. Sembrerebbero tipo dei box. Sì, sono dei box. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Datemi il cabinato.
Vai Supergirl, tocca a te. Che gioco è questo qua? Super Sprint. Vediamo, vediamo un attimo dell'Atari Games. Ok, corriamo qua. Che bellino. Non è facile però, eh. Non è per niente facile. Ok, bisogna prenderci un attimo la mano. Direi di andare a prendere quella chiave inglese. Ultimo giro. Allora, stiamo attenti, sbrighiamoci. Ok, vittoria. Perfetto. Va bene, direi che può bastare. Perfetto. Abbiamo sbloccato un altro segnalino. Ce ne manca solo uno, devo andarlo a trovare. Devo andarlo a trovare, mi sa, perché forse è nascosto da qualche parte. Vediamo cosa ci dice Maestro Arcade. Sapevi che la macchina arcade per Super Sprint arrivata nelle sale giochi del 1986 presentava tre ruote per controllare le auto e consentiva a tre giocatori di gareggiare contemporaneamente? Se i giocatori riuscivano a raggiungere il circuito 85 ne sbloccavano uno bonus. Ah, ma dimmi te. No, questo non la sapevo. Allora, andiamo a cercare l'ultimo giochino arcade. Ok ragazzi, forse l'ho trovato. Sì, trovato. Perfetto. Era il tipo che abbiamo bastonato prima. Ok, collega. E giochiamo. Ok, Robotron. Proviamolo. Caspita. Che caspita di gioco è? Mamma mia. Dai che stanno tutti in basso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Va bene ragazzi, ce l'ho fatta, come avete potuto vedere. Potevo sparare praticamente in tutte le direzioni. Ottimo. Non è facile comunque, eh. Ok, vediamo cosa ci dice Maestro Arcade. Vediamo subito. Oh, è arrivato l'ascensore però. Ottimo. Dai, Maestro Arcade, racconta. Sapevi che Robotron 2084 arrivò nelle sale giochi nel 1982? Il gioco ha in totale 40 ondate di nemici. Dopo aver completato la 40esima ondata, le ondate 21-40 si ripetono fino a 255 ondate in tutto. Sì, ma mi piacerebbe sapere chi è riuscito ad arrivare a completarle tutte quante. Secondo me è quasi impossibile. Allora, prendiamo l'ascensore. Vai Emmet, fai strada. Vediamo dove caspita ci porta. Loading. Fantastico. Va bene ragazzi, eccoci arrivati qua. Siamo arrivati in cima al tetto. C'è parecchia roba qui, ad esempio c'è una leva. Attenzione, altri minigames? Direi di sì. Direi di sì, altri minigames. Ok, tanto a noi interessa solo quello centrale. Vediamo cosa ci dice questo. Avrei bisogno di... per accedere. Ok, allora prendiamo il cabinato. Vediamo di che minigames si tratta. Attenzione, eccolo. Che caspita sta succedendo?
In che caspita. Ma cosa siamo? Donkey Kong? È Donkey Kong! Ok. Dobbiamo affrontare questo minigame conciati come Donkey Kong. Rampage. Completa il primo livello per sbloccare la medaglia di bronzo e superare la partita. Ok. George, Lizzy, Ralph. Ma andiamo di George, va. Ok, vediamo di che cosa si tratta. Ok. Cosa caspita devo fare? Sono cascato giù. Ah, non è che magari devo tirar giù tutto? Dai che magari devo tirar giù tutto l'edificio, eh. Facciamo un po' di casino. Ok, ho eliminato anche il soldato. Mi sa che devo tirar giù l'edificio. Wow, che spettacolo! Aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, che lo tiriamo giù. Venite giù, venite giù. Perfetto! Ok, abbiamo distrutto tutto. Continuiamo un attimo. Allora, abbiamo capito che dobbiamo distruggere gli edifici, eh. E quello è andato. Ok, anche il secondo qua si è crepato tutto quanto. Attenzione. Aia. Ok, crollato. Dai, vai giù anche questo qua. Perfetto. Facciamo crollare anche questo qua. Ok, bastava salirci sopra. Perfetto. Uno e due. Ok, medaglia d'argento presa. Mamma mia, mi stanno abbastanza massacrando. Ok, secondo palazzo andato. Mi hanno eliminato. Mi hanno eliminato, ragazzi. Sono diventato un omino piccolo piccolo. Ma dimmi te. Possiamo aggiungere altre monete? No. Ok. Direi che abbiamo completato il minigame. Fantastico. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto parecchio. Siamo nudi. Siamo nudi. Oh, caspita. Mi sa che ci siamo immedesimati un po' troppo nel gioco. Ecco, siamo in mutande. Che caspita. Ah, ok, l'abbiamo completato. Termina così. Non è che magari i ragazzi faranno un DLC nel DLC, perché comunque questo level pack termina un po' così, senza sapere chi ci stava mandando quelle scariche elettriche viola. Personalmente mi è piaciuto abbastanza. Sicuramente non è il livello di Ritorno al Futuro, oppure quello dedicato agli animali fantastici, che comunque non è un level pack ma uno story pack. Però comunque molto molto interessante per gli amanti del retro gaming. Ragazzi, direi che possiamo completare questo episodio di LEGO Dimensions qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Aspettate un attimo che voglio
vedere il mondo del retro gaming. Perfetto ragazzi, eccoci arrivati nel mondo del retro gaming. Guardate qui che casino. C'è parecchia roba da sbloccare qua, eh. C'è parecchia roba da sbloccare. Mamma mia ragazzi, che mondo pazzesco. Ve lo faccio vedere un attimo velocemente. Anzi, sapete chi usiamo? Usiamo Supergirl. Guardate che roba. È veramente, veramente gigantesco. Magari vi porterò poi un episodio in cui ve lo mostrerò un po' meno velocemente. Ragazzi, come vi dicevo, possiamo terminare questo episodio di LEGO Dimensions qua. E direi che ci possiamo vedere poi in un prossimo episodio, sempre qui su LEGO Dimensions. Alla prossima, ragazzi!